Dopo il 1 ottobre succede che gli interventi che prima faceva il comune sulla manutenzione ordinaria li farà tutti idrolario, anche se delegherà un'altra società per collaborare, perché da solo non riuscirebbe a fare questi interventi di manutenzione. Tenendo presente che tutti i comuni della provincia di Lecco, quindi tutti i 90 comuni, verranno ancora serviti per quanto riguarda queste manutenzioni dagli attuali manutentori. Per quanto riguarda le emergenze, cosa succederà? Si chiamerà il numero verde e poi tempi di risposta? Tempi di risposta secondo l'entità naturalmente dell'emergenza. Parliamo di bollette. A novembre arriverà una bolletta diversa rispetto a quella che le famiglie hanno sempre ricevuto. Allora, il meccanismo che abbiamo predisposto è questo. Inizialmente, e penso un'uscita a novembre, a grandi linee, una piccola bolletta riferita ai 3/12. Sì, la bollettazione, un primo acconto di bollettazione verrà fatta su dati che i comuni ci stanno già comunicando, riferiti all'anno precedente, dico 2009, e di questo 3/12 verrà effettuata una piccola bolletta di acconto. Abbiamo parecchi interventi da fare su tanti comuni, oltretutto che sono soggetti a sanzione da parte della comunità europea. No, in quanto non hanno le reti a norme. No, di questi comuni c'è qualcuno in Valsassina? No? C'è in Valsassina? Sì, c'è qualcuno anche in Valsassina, ma non tantissimi, sono più in Brianza i comuni interessati. Diciamo che Valsassina adesso così, sono una trentina in totale, quindi non è che sono due o tre. Ci sarà senz'altro qualcosa anche in Valsassina, in qualche comune, qualche piccolo comune. Sì.